Ciao, bentornati nella mia stanza e oggi finalmente, dopo un sacco di tempo, riesco a vestirmi Lolita per voi, perché fuori ci sono come minimo 40 gradi, quindi non riesco, però mi è arrivato un pacco, quindi mi sono vestita Lolita per questa occasione. E questo mi è arrivato da Bodyline, mi è arrivato qualche giorno fa, però praticamente non ero a casa e l'hanno riportato in posta, quindi cose. Cominciamo subito con l'aprire, anche se mi pare che ci sia già arrivato qualcuno qua perché c'è un buco, ma speriamo bene. Vediamo cosa c'è. Come prima cosa, ok, sono un paio di calze. Ne avevo preso un paio, un bel paio, per provare, perché comunque ci sono ca fantasie carine e quindi ho detto proviamole. Oltretutto costano tipo pochissimo, quindi approfittiamone. Queste sono calze fino a su, ovviamente non autoreggenti, semplicemente con delle righe più chiare, più scure, in verticale. Sono un sacco carine. Vediamo come sono. Ne apro un paio, poi magari le altre non le apro. Così ne vediamo una. Ok. Ah, sono anche imbustate separatamente. Spero più che altro che mi stiano perché erano tutte taglie uniche le calze, quindi vediamo. Penso di sì, dai. Si allarga abbastanza. Sono fatte così, non hanno, sono colorate fino a su. Sono abbastanza lunghe. Anche se io in effetti sono abbastanza corta, quindi spero che mi stiano anche da quel punto di vista. Non male. Poi tanto vi farò vedere alla fine del video tutto magari indossato. Quindi calze. Passiamo avanti. Probabilmente ci saranno altre calze. Sì, infatti. Queste sono quelle con le note musicali. Sono un sacco carine. Che carine. Anche queste penso siano uguali alle altre, lunghezza, comunque erano tutte taglia unica, quindi sono così. Ah, in realtà dietro qua c'è scritto ML, quindi yay! Vediamo, ho fatto incetta di calze. Ok, queste non sono mie. Vediamo. Queste dovrebbero essere così. In teoria che arrivano tipo autoreggenti, però che poi sono tutte unite alla fine. Sembrano carine. Queste le apro. Sì, vabbè, devo rompere tutta la scatola. Ok. Oh, anche i fiocchetti sono attaccati così. Sono così. Ah, queste ce l'hanno la parte nera su. Hanno questa parte più chiara, cioè in teoria semitrasparente. Così. E qua hanno tanti puntini bianchi fino ad arrivare su che c'è il fiocchetto. Carine, non vedo l'ora di indossarle. Mentre le altre sono sempre simili, però con una fantasia diversa. Apriamo anche queste. Ah, questa a differenza delle altre è la parte più chiara e color carne, mentre le altre sono comunque nere, anche se chiaro è nero. Ok, questa non è infilata nel cartone, bene. Così. Wow, sono lunghissime! Spero mi stiano. E arrivano presumo al ginocchio. Vediamo se riesco a farvi vedere la fantasia. Ok, così. È un sacco carina, spero che mi stiano bene. Perché comunque io sono parecchio bassa, essendo 1,50 sono abbastanza bassa, quindi queste cose non sempre mi stanno. Infatti mi sembrano abbastanza lunghe. Vabbè, noi le proviamo, poi al massimo, non so,
le riciclerò per qualcosa. Poi, prossimo, ho comprato un paio di bloomers, perché comunque io ne sono sprovvista, e sono questi qua, sono un sacco carini. Vediamogli l'etichetta. Non trovo le forbici. Okay. Mi disturbano le etichette. Questa è una M. Sono abbastanza grandi. Spero che vadano bene. Sono un sacco carini. Poi li proverò indossati. Comunque sono neri, erano quelli che erano messi in offerta o qualcosa del genere. Hanno l'elastico, anche così per appenderli. E hanno questi fronzoli qua in voile o quello che è. Carini, speriamo mi stiano bene. O almeno, vabbè, copriranno le mie mutande, che è ciò che devono fare, quindi vanno bene comunque. E se non sbaglio, questo è l'ultimo pezzo che ho ordinato, perché comunque ho ordinato più che altro calze e cose che mi servivano per, diciamo, accessori. Ok, ah no, ne avevo ordinato altre due di cose. Una è una, dovrebbe essere una camicia. Vediamo. Ok, così. Non so perché, ma è piena di brillantini. Ciò non va bene. Fermo. Ha un colletto molto ampio, come vedete. Anche le maniche, ha del pizzo anche sulle maniche. Sono abbastanza larghe e poi si stringono con un polsino, anche questo con del pizzo. E dietro ha una corsettatura, diciamo. Così, anche se dovesse essere un po' larga, va bene, perché comunque se è larga o è stretta si stringe e o si allarga. E ha anche la, cioè, elasticizzata dietro. Quindi dovrebbe andare bene in ogni caso, a prescindere che abbia sbagliato o meno la taglia. Non male. Poi, l'ultimo, a questo punto è l'ultimo capo, è un vestito che l'altra volta avevo preso, solo che probabilmente ho sbagliato a cliccare il colore e l'ho preso in nero, solo che io in realtà lo volevo in un altro colore, così l'ho riordinato, anche se il nero non mi dispiace ovviamente, perché tutto il mio armadio è nero, però questa volta lo volevo di un colore diverso, così l'ho ripreso e l'ho ripreso blu. Questo è il fiocco, a cui tagliamo subito questa etichetta parecchio invadente. Oh, non so se mi starà bene il blu, però noi lo proviamo. E il vestito è questo. Ok, devo districare. Così. Era quello in nero, se ve lo ricordate, è identico, ma in blu. Non so se riuscirò a farvelo vedere tutto, comunque è blu con il pizzo nero. Non so, che carino in blu, anche se nell'immagine di Bodyline sembrava molto più sparato, il che mi va bene perché non è così sparato come pensavo. Non so, che carino. Spero che mi doni il blu, più che altro perché c'era anche rosso, solo che non volevo troppo rosso, perché già ho i capelli rossi, se mi metto un vestito rosso faccio un tutt'uno, quindi ho detto no dai, prendiamolo blu, anche perché mi ispira molto di più il blu. Ok, adesso proverò queste cose indossate, così vedrete un po' come stanno. Thank you.
questo video vi sia piaciuto e troverete tutti i miei contatti nell'info box se volete mandarmi qualcosa o se volete trovare magari anche altre foto, comunque tutte le pagine, tutto quanto è nell'info box. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!